Ciao mister. Ciao, buongiorno. Intanto ti voglio chiedere, prima settimana sul campo rizzollato, e direi che è una settimana che, oltre a questa buona notizia del campo rizzollato, correggici se sbagliamo, ha portato buone notizie anche dall'infermeria, no? Sì, è perfetto. Poi piove anche, quindi per il campo che è stato appena fatto è una buona cosa. E abbiamo avuto modo di allenarci ieri, l'altro ieri, ci alleneremo oggi pomeriggio nella rifinitura. E sì, siamo a buon punto con i rientri, nel senso che recuperiamo giocatori. Normale che chi recuperiamo non hanno i 90 minuti sulle gambe, ma è una fortuna averli con noi. Per quanto riguarda gli assenti, saranno Maturro e Aps, e gli altri rientreranno tutti. Invece ti volevo chiedere, domani abbiamo visto l'ingresso di Vitigna molto buono, ne abbiamo parlato col tuo vice Caridi dopo la partita di Empoli. Domani c'è qualche possibilità eventualmente di vederlo dall'inizio? Ma ho la fortuna in questo momento di avere scelta, in tutti i reparti, quindi per un allenatore questo credo che sia una cosa molto ma molto positiva. I ragazzi mi danno spunti quotidiani nell'atteggiamento, nelle prestazioni all'interno dell'atteggiamento, nell'attitudine al lavoro, nel sacrificio, e quindi c'è una concorrenza sana, quello che desidero. C'è una concorrenza vogliosa di ritagliarsi uno spazio in questa squadra e in questa stagione. Quindi questo è fondamentale, come Victor, che è entrato molto bene a Empoli, lo stesso Caleb sta facendo molto bene, Albert, Matteo, Ankeye, che è arrivato da poco però si è inserito bene, è un ragazzo che ha prospettive importanti, e anche in mezzo al campo adesso siamo al completo, quindi le scelte diventano sempre più complicate e difficili, ma questo ribadisco che è positivo, perché c'è scelta dall'inizio e c'è scelta a gara in corso. Ciao mister. Ciao, buongiorno. Domani si gioca, però in settimana si è parlato tanto del tuo rinnovo, del tuo possibile rinnovo. L'amministratore delegato Blasquez ha parlato di un ruolo per te alla Ferguson, alla Wenger. Ha avuto ottime parole per te. Ti chiedo cosa pensi che possa succedere, se è un discorso insomma che affronterete a breve, oppure se si andrà più in là. Innanzitutto fa piacere le parole di Andres, di Blasquez, fa piacere quello che ha detto. C'è stima da parte mia nei confronti della società, dei dirigenti, c'è stima da parte mia nei confronti di tutto l'ambiente, da parte mia nei confronti dei miei giocatori, di tutti quelli che lavorano qua al Pio quotidianamente. Quindi si è creato già dalla scorsa stagione qualcosa di un legame forte, importante, un legame autentico, quello che ho detto dopo la partita di Empoli, come sono autentici i nostri tifosi che ci accompagnano in ogni partita con la loro passione, e quindi questo sono riuscito e siamo riusciti a crearlo nell'alchimia con questo ambiente lavorativo, quindi fanno assolutamente piacere. Per quanto riguarda la sua esternazione della top 10, io cerco sempre di smorzare gli animi, ma sono parole ambiziose, quindi io sono una persona ambiziosa, il mio staff è un gruppo ambizioso, i miei giocatori sono un gruppo ambizioso, ma in questo momento non bisogna distogliersi dalla realtà. La realtà dice che abbiamo 29 punti, la realtà dice che dobbiamo fare 12 punti per raggiungere il primo obiettivo stagionale. Questa è una cosa fondamentale e determinante, quindi la realtà dice questo e noi dobbiamo essere focalizzati assolutamente su questo obiettivo. Non possiamo pensare ad altro in questo momento, dobbiamo pensare partita dopo partita, focalizzati al raggiungimento del primo obiettivo. Se arriveremo
a raggiungerlo nel minor tempo possibile, allora quello sarà tutto di guadagnato e si potranno aprire altre prospettive. Sicuramente saremmo stati bravi ad arrivare a quel punto per potersi aprire altre prospettive, ma in questo momento dobbiamo essere molto lucidi, molto coscienti e focalizzati sulla partita di domani. Per quanto riguarda il mio futuro, vi ho già detto e ne parlo quotidianamente anche con chi mi sta vicino, e penso solo ed esclusivamente in questo momento al lavoro quotidiano e a cercare di tirare fuori veramente il massimo dai miei giocatori, dalla mia squadra, da chi lavora vicino a me quotidianamente. Quindi non riesco proprio mentalmente a focalizzarmi oltre è quello che in questo momento, però è normale che ci sarà modo e tempo di sederci, di parlare, di bere un caffè e di fare una lunga chiacchierata, quello assolutamente sì, più avanti. Prego, scusa. Così. Buongiorno mister. Ciao. L'Atalanta cerca spesso di arrivare al cross dalle fasce. Lei ha studiato qualche accorgimento particolare per limitare questa soluzione offensiva della squadra aerobica? Allora, per quanto riguarda l'Atalanta, è una squadra forte, è una squadra, credo che abbia fatto un percorso incredibile col mister, con un allenatore, un perfezionista, un allenatore che ha creato veramente qualcosa di importante in questi anni, perché ha costruito, ha trasformato, cercato di creare veramente qualcosa di unico, perché è arrivato a giocare in Europa, gioca in Europa, e hanno giocatori come Lokman, che non ci sarà, che gioca in Coppa d'Africa, quindi per rendervi l'idea della squadra che andremo ad affrontare, hanno giocatori come Scamacca, Cobb Myers, De Ron, non ci sarà Ederson, che per loro è un giocatore importante, poi hanno giocatori di struttura, quasi tutti 1,90 e 1,95, perché da Scalvini a Kolasinac a Jim C, Olme, Ruggeri, sono tutti giocatori che sono arrivati in una dimensione con un allenatore che è riuscito a creare qualcosa veramente di importante. Quindi merito del mister per quello che ha fatto e che sta facendo con l'Atalanta. È normale che da parte nostra noi dovremmo avere davanti al nostro popolo, davanti al nostro tifosi, gli occhi, dovremmo scendere in campo con gli occhi di quelli che vogliono veramente trovare l'impresa, perché l'Atalanta ad oggi è pari al Milan, alla Juventus, all'Inter, a queste squadre qui, quindi quegli occhi lì dovremmo avere, con quell'attenzione, con quell'adrenalina, con quella ferocia, per mettere in difficoltà una squadra forte. Sul piano emotivo invece come vivrà l'incontro con quello che è stato il suo maestro, Gasperini? Ma quando uno cresce, sto parlando di me, io l'ho avuto da allenatore, quando sei giocatore purtroppo non ti rendi conto e non ti accorgi di tante sfumature, di tanti accorgimenti, di tante situazioni. Quando poi interpreti questo ruolo, oppure quando finisci di giocare, ti accorgi realmente, veramente quello che ti lascia una persona, un allenatore. Quindi io credo che devo tanto al mister per quello che lui è riuscito a darmi nei miei ultimi anni di carriera. E veramente sono riuscito a fare delle cose con lui a livello fisico, a livello tattico, che prima non avevo provato, non avevo fatto o neanche mi immaginavo magari di fare a livello fisico. E quindi ti porta sicuramente all'estremo delle tue potenzialità, ma in questo estremo risulta il miglioramento continuo del giocatore, della persona. Ciao mister. Ciao, buongiorno. Io ti dico, l'Atalanta soprattutto anche nelle ultime partite, ma anche in generale, crea tantissime occasioni da gol, diciamo riempie molto anche l'area di rigore. Allora ti chiedo, cosa non dovrà mai mancare dal punto di vista anche dell'organizzazione difensiva? Servirà quella compattezza che avete sempre dimostrato? Sì, dovremo giocare in 12, in 13, in 14, in 15. Sto parlando naturalmente con la pressione e il nostro popolo, che ci dovrà dare una grande mano, come è già successo. A livello tattico sì, dovremmo fare una partita perfetta, una partita con grandissima
attenzione tattica, lavorano molto bene sulle catene laterali, sono molto bravi a ruotare con i loro centrocampisti, i loro braccetti, i loro quinti. Dipenderà sicuramente da chi giocherà davanti, se giocherà con una punta più mobile rispetto a Scamacca, e quindi questi sono accorgimenti che poi le valuteremo nelle ultime ore prima della sfida, però abbiamo già lavorato su alcune situazioni, su alcuni concetti. È una squadra sicuramente molto brava sul recupero palla nella metà campo delle squadre avversarie, molto brava ad aggredire in avanti, questa è l'Atalanta, è quella che si è vista in questi anni. E dalla nostra, ribadisco, dovremmo essere molto bravi nella fase difensiva, molto compatti e soprattutto molto lucidi sulla prima palla in uscita. Dovremmo essere bravi a non farci anticipare, a giocare anche in modo semplice ma con intelligenza tattica. Mister, parlavi dell'Atalanta prima, diciamo, di quello che è stato costruito in questi anni. Quando è arrivato Gasperini era una società solida, ma diciamo che galleggiava nella bassa classifica di Serie A, saliva, scendeva, ed è diventata una squadra che sta nelle coppe ormai da anni. È un qualcosa di unico o è qualcosa, diciamo, che è un esempio che il Genoa può seguire? No, io credo che sia riproponibile. Penso e credo che sia riproponibile. È normale che per creare quello che hanno creato loro ci debbano essere delle basi molto solide dai piani alti, quindi dal presidente, direttore generale, direttore sportivo, tutte le massime competenze, fino ad arrivare a una stabilità tecnica che quella diventa indispensabile e fondamentale per costruire qualcosa di importante come è stato costruito a Bergamo. Però penso e credo che sia riproponibile, e anche il bello del calcio, e soprattutto il bello del calcio italiano, vedere comunque una società del genere con un allenatore del genere che hanno raggiunto degli obiettivi, quindi può essere sicuramente da spunto, ecco, assolutamente. Ciao mister, buongiorno. Ciao, buongiorno. L'Atalanta sta facendo benissimo in casa, anche perché ultimamente l'ha giocata tutta in casa per il calendario che gli ha fatto saltare. In trasferta fa un pochino più fatica, però con queste squadre che si aprono di più il Genoa ha giocato sinceramente meglio. È balenata l'idea, naturalmente non puoi anche anticiparlo, di provare a essere un Genoa un pochino più aggressivo, visto la rimonta con la Salernitana, la rimonta con Lecce, quando hai giocato con, diciamo, tre punte, un uomo dietro due punte, nel senso provare a giocarti le carte, visto che hai comunque i cambi poi nell'arco della partita? Sì, nella mia testa ci sono tanti pensieri, tante situazioni. So le qualità e il peso offensivo che ho in questo momento, nello stesso tempo devo avere anche un certo tipo di equilibrio all'interno del gruppo, all'interno della squadra, però sono situazioni tattiche che si possono verificare anche a partite in corso, oltre che dall'inizio. È normale che a livello di strategia uno ci pensa tanto, non si dorme la notte per questo, perché comunque quando sia Messias, che è rientrato da una settimana, e comunque lo vedo che sta bene, quando sia Retegui, Gudmundsson, Vitigna, Caleb, è normale che ti viene la voglia di inserire e di provare situazioni diverse, però nello stesso tempo bisogna pensare anche alla partita, bisogna pensare anche all'avversario, bisogna pensare ad avere un certo tipo di equilibrio all'interno dei 95 minuti, e quindi queste sono tutte considerazioni che io insieme allo staff facciamo e valutiamo. Ecco. Ecco, un'altra cosa, finalmente hai gli uomini. L'anno scorso con la panchina lunga hai praticamente conquistato la promozione, perché usciva uno, entrava uno, era veramente uno per uno, il livello era lo stesso. Ti era un po' mancato fino a questo momento con i cambi, con i recuperi, con il mercato. Hai finalmente possibilità, ti giri e puoi scegliere senza problemi. Io ricordo una partita che c'era Retteghi e il solo Fini, che era un 2006, cioè eri veramente in difficoltà. Questo può aiutarti? Sì, se non mi sbaglio potete ricordarmelo anche voi, credo che sia una delle prime volte, forse è successo un'altra volta, sì, credo con l'Inter,
questa credo che sia la seconda volta dove abbiamo, diciamo, quasi tutti la rosa al completo, perché manca Aps, manca Maturro, però normale che sia Martin, che è entrato un po' a Empoli, Junior, che rientra questa settimana. Come dicevo prima all'inizio, non abbiamo giocatori magari che possono fare i 90-95 minuti, ma ho scelta nelle decisioni durante la gara, durante la partita, e quindi è importante, anche molto importante, avere qualità e caratteristiche diverse per poter cambiare anche la gara e la partita. Beh, oggi è difficile fare delle domande perché hai risposto a tutto. Anche a me rispondere. Da questo punto di vista. Beh, io però mi collego a quello che ti ha detto il collega Moscatelli. Il primo tempo che abbiamo giocato con l'Empoli e il primo tempo che abbiamo giocato con la Salernitana, praticamente Retegui assente dal campo perché c'è quella spaccatura tra centrocampo e centravanti che non si riesce a colbare. Dopo cambia la musica, cambia anche il risultato, potevamo vincerle tutte. È questione di modulo o questione di uomini che subentrano? Sì, sono due partite diverse. Metterei anche il primo tempo con il Lecce in casa oltre il primo tempo con la Salernitana. Parlando di Empoli, sicuramente il primo tempo sia per noi che per l'Empoli è stata una partita sorniona, molto equilibrata, molto lenta sul piano del gioco, della tattica, e quindi l'Empoli lavorava molto compatto tra le linee, c'erano poche linee di passaggio, sicuramente dovevamo sfruttare meglio gli attacchi alla profondità, cercare di allungarli, ne abbiamo parlato con la squadra, ci stiamo lavorando, c'è la volontà di migliorare questo tipo di situazioni, c'è la volontà sicuramente di mettere nelle migliori condizioni gli attaccanti che giocano, quindi le prime punte, che può essere Matteo, che può essere Ekuban, che può essere Victor, o qualsiasi altro giocatore che gioca da prima punta, cercare di metterle nelle condizioni migliori. Nello stesso tempo chi gioca davanti deve saper giocare anche per la squadra, deve lavorare anche nei momenti di difficoltà, deve sapersi anche sacrificare, perché non tutte le partite sono uguali, quindi c'è bisogno anche di un apporto di fisicità, di saper tenere palla, di saper capire i momenti, tutte queste situazioni sono fondamentali e importanti, ed è quello che comunque noi parliamo e ci lavoriamo. Ecco, Gasperini, io vedo tanto te, in te Gasperini, ma nel Gasperini del 2008, non nel Gasperini attuale, nel Gasperini del 2008, lui praticamente esploso perché aveva il qui presente Marco Rossi, aveva Juric, aveva Milanetta a centrocampo, dopo ha avuto Thiago, ha avuto tutte queste cose, aveva una difesa con Biava e altri che era fortissima. Adesso noi abbiamo quella difesa. Ci manca molto probabilmente una centrocampo che faccia quel lavoro che facevano quelli che ti ho soprannominato subito, perché mi sembra che tutti abbiano lo stesso passo, cioè uno che porti il pallone in avanti, ma questo è un problema atavico. Sì, ma io credo che, come dicevo prima, adesso in mezzo al campo siamo in tanti e con caratteristiche di alcuni giocatori simili. Vero, perché nel senso i vari Milan, Kevin, Buinen possono avere qualche similitudine come giocatore, come caratteristiche. Nello stesso tempo vari Junior, Messias che può giocare in mezzo al campo, Tosby, Frendrup hanno altri tipi di caratteristiche. Quindi abbiamo giocatori in mezzo al campo con caratteristiche che possono farmi decidere in un modo o in un altro. È normale che quel Genoa del mister era una squadra, secondo me, di esperienza per il campionato italiano, sicuramente, molto probabilmente, forse con più italiani rispetto ai giocatori, ai tanti giocatori comunque stranieri che abbiamo in rosa quest'anno. E quindi che ci vuole anche un attimo di tempo nel percorso per la crescita, per il miglioramento dei singoli e tutto.
però qualche similitudine si può avere, ecco. Ecco, io trovo, quella di riserva, ma Boinem è uno che ha la gamba da poter fare costo to costo oppure similare agli altri? No, Emile è un giocatore interessante, nel senso che ha qualità tecnica, ha primo controllo e giocate in avanti, un giocatore che è normale che lui, anche lui arriva da un percorso dove si è infortunato, è arrivato, si sta allenando con continuità e adesso sta arrivando alla sua condizione ottimale. Un giocatore che, anche se ha giocato veramente poco con me in questo periodo, io lo tengo in grande considerazione, come tengo in grande considerazione anche tanti giocatori che non stanno giocando in questo momento, come Tosby, che è stato sostituito a fine primo tempo con il Lecce, ma sono giocatori che all'interno del gruppo sono troppo importanti, ma per la loro mentalità, per come si comportano e come si allenano, quindi ti fanno alzare sicuramente il livello di allenamento, e per un allenatore, per una squadra, questo diventa determinante. Poi è normale che sono stato giocatore anch'io, tutti i giocatori vogliono giocare, vogliono ritagliarsi uno spazio, è normale anche che io devo fare delle scelte nell'economia della squadra, e quindi sicuramente ci sarà qualche scontento in più, ma in questa squadra ho la fortuna che, anche se sono scontenti, non lo fanno vedere, ma si allenano forte, quindi questa è una fortuna ed è una bravura che merito loro, una bravura del gruppo, una bravura della squadra. Beh, troviamo un difetto all'Atalanta degli ultimi tempi: attaccano il primo pressing sempre, una volta saltato il primo pressing però si aprono degli spazi abbastanza importanti, e qui secondo me non c'entra più Gilardino, non c'entra più il modulo, non c'entra più lo schema, c'entra qualcheduno di quelli che ha le possibilità con il dribbling di andare avanti a creare la superiorità numerica. Sì, c'entra quello, per il loro modo di interpretare calcio. Sicuramente c'entra quello, c'entra la bravura nel pulire il primo passaggio, perché comunque sono una squadra aggressiva che ti viene sopra, che ti mangia, e quindi dovremmo essere molto bravi a pulire i primi passaggi, soprattutto quando recupereremo palla nella nostra metà campo e saremo aggrediti da parte loro, e poi giocatori che tengono comunque palla per uno scarico, e sicuramente riuscire a capire i momenti dell'attaccare gli spazi che ci lasceranno liberi. Quello diventa determinante e fondamentale per la partita di domani. Ecco l'ultima, ha già detto Andrea, ti ha nominato Ferguson, a 41 anni essere non paragonato, perché quello che ha detto dopo, quando ha detto Ferguson, perché se uno che te ne intende di calciatori, no, non l'ho sentita, è una cosa importantissima. C'è. No. Basta che leggi Buon Calcio a Tutti, c'è tutta l'intervista. No, come ho detto prima, fa piacere, fa estremamente piacere le parole di Blaskets. È normale che io cerco di focalizzarmi, come vi ho detto prima, sulla quotidianità e su una partita alla volta, quindi perché è giusto che sia così, perché la squadra deve pensare in questo modo, però fanno estremamente piacere. Non mi voglio distogliere e non ci vogliamo distoglierci dalla realtà, no? Dalla realtà, che sono quello che ho detto prima, i 29 punti, i 12 punti che ci mancano per raggiungere il nostro primo obiettivo stagionale, e pensare che giochiamo contro Atalanta, Napoli, Atalanta-Napoli, Inter, Juventus e Monza nelle prossime partite, con Monza in casa e tutto, e quindi noi dobbiamo far punti, noi dobbiamo correre più degli altri, dobbiamo pedalare, dobbiamo andare forti, e questo è quello che dobbiamo fare noi, quello che la squadra sa che dobbiamo fare, quindi dobbiamo focalizzarci su questo. Buongiorno mister, lei prima parlava di scontenti, volevo sapere una cosa: è un anno che mi alleno e non mi ha mai convocato, vorrei sapere le motivazioni. Questo è Marco Rossi. Abbiamo fatto una partita a fine della stagione scorsa,
e dopo 10 minuti è uscito dal campo perché ha avuto un problema al ginocchio. Sì, è stato il migliore in campo in quei 10 però minuti. È stato il migliore in campo. Vabbè, grazie. Marco Rossi è sempre il migliore in campo. Buona giornata a tutti.